benvenuti, benvenuti nel nostro canale. Siamo qua perché a mia zia è successa una cosa, ma che cosa è successo? Però io non lo so, Gioia. Zia, c'è una persona che ti vuole conoscere. A me? Ma ha io, detto, ma chi mi può conoscere? Ma ha detto che tu la conosci. Io la conosco. Tu la conosci? Io la conosco e l'ho vista altre volte. Lei è venuta qua perché ti deve chiedere una cosa che tu gli devi dare. Io le devo dare? Sì, perché lei ha bisogno di te, figurati. Mi ha detto proprio, ho bisogno di Giovanna. Oh, ci sono tante persone che vogliono. Ma vediamo questa che vuole. Dai, la conosciamo. Però mi dice, un favore, non ti devi arrabbiare, zia. No, non mi arrabbio. Io neanche la conosco e tu mi dici che... Ma tu, non ti preoccupare che è una persona che sicuramente ti farà piacere conoscere. Esatto. Mai vista, veramente, mai. Ma mai quindi vista. Non la riconosci? No. Ma può parlare? Certo che può parlare. La facciamo parlare allora? Sì, sì, può parlare. Ciao Giovanna, sono Rosalia. Per gli amici Lia, ti volevo dire Giovanna, io sono tua sorella. Sorella? Ma io non ne ho avuto mai sorelle. Tu dici no, ma io sono tua sorella. Veramente, non mi puoi abbandonare. Non mi puoi fratelli abbandonare, sì, ma sorelle no. Giovanna. Milo, se fosse mia sorella, io lo saprei, ma mi sembra una cosa strana. Poi mia madre non era una persona, come fa capire lei. Giovanna, io sempre a te ti ho pensato, sempre, sempre. La mamma è stata una grande disonesta. Che mi ha abbandonato, mi ha lasciata tra suore, Suore e sudore. Non sapevo quello che dovevo fare nella mia vita. È sicuro questo? Ti ricordi quando la mamma è venuta a Genova? Vero, questo sì che me lo ricordo. Però mi hai capito, sorella. Cerchiamo di parlare. La mamma era pure in menopausa. Com'è che tu dici che la mamma... Mi sento troppo emozionata, sorella, perché io sempre ti ho pensato. Come mai sei tornata adesso? Dopo tutti questi anni, ora ti presenti. Io non ho più una lira. Puoi aiutare solo tu, Giovanna, con l'eredità della mamma. La mamma, vedi che soldi non me ne ha lasciati. Mi ha lasciato solo debiti. Anzi, se tu puoi aiutare. Ce li aveva. Io te le hai fregate tutte e mi dici a me che la mamma non ha... ci sono debiti, ma non credo che ci sono debiti, ma io... Ma aspetta, ma tu sei venuta qui per consumarmi, non lo so! Via, via, sarei tu, no io! Io prenderò un avvocato che mi difenderà, hai capito? Giovanna, tu sei sangue del mio sangue! Vai a cercare qualcuno per consumarlo. Tu sei una grande vigliacca. Vigliacca. Perché mi tiro tutto me. Sono fatta vigliacca. Rosalia. Mi devi aiutare. Ma tu sei più vigliacca della mamma. Rosalia. Hai capito? Vai via, Rosalia. Lavora, lavora, Rosalia. Vai a lavorare. E stai zitta! Hai capito? Zitta! Basta! Ora me ne vado! Ora me ne vado! Ho provato molta delusione con te, sorellina mia! Ma allora zia, ma cosa ne pensi di questa qua? Ma io non credo queste cose. Per me... Secondo me è una falsa questa. Sì, sì, veramente. Ne sono sicuro. No. Mia madre non l'avrebbe fatta mai una cosa di questa. Io la conoscevo, mia madre. Ma che c'è? Siccome lei ha capito che c'erano i soldini... Ma perché ci sono vero sti soldi? Sì. E tu pensi che io ce li davo a lei? No.
Ma in effetti questa qua chi è? Ma che, ma se neanche io ma tu permette? Hai ragione, io avrei fatto la stessa identica cosa. Esatto. Nix. Nix e Benodos. Che c'è? Ma poi meglio neanche la conosca questa. Metti che non è tuo suoro, che è una è giusto! È con i tempi che stiamo attraversando, sorelle, fratelle, questo, quello, io ce li do i miei figli. È giusto? Sì, no, zia, io condivido la tua idea, guarda. È giusto. Anzi, adesso salutiamo i ragazzi. Grazie di aver visto il video, come al solito, vi ringraziamo tantissimo, spero che vi siete divertiti. E adesso vi chiediamo una cosa tantissimo importante, vi dovete iscrivere al canale. Vi dovete iscrivere al canale. Vi raccomando, tutti i miei parenti, che siete l'udito non è buono. I parenti, ma non solo, pure gli amici, cioè le persone che ci guardano, chiunque. Gli amici. Noi alla fine i parenti. Le persone che ci guardano sono poi per noi come amici. Esatto, ma tu sai quanti fan hai nel web? Una marea. Va bene, vi ricordo che uscirà sempre un video a settimana, ogni martedì. Certo. O alle 2 o alle 21. Mi raccomando, attivate la campanella così vi arrivano nel telefono e ve lo guardate. Bene. Grazie a tutti. Grazie, grazie ragazzi. Vi ricordate? Bella stronza, che lo voglio dire.